Buongiorno amore. Ciao. Che giorno è oggi? Domenica Oggi è 14 14 aprile. E domani che giorno è? E che giorno è il 15 aprile? È il tuo onomastico e anche? il compleanno di papà. Esatto, amore. Quindi domani si festeggia due volte. Senti, adesso io devo uscire un attimo a fare una commissione per il pranzo, mi servono delle cose e torno subito, ci sono sia papà che Vanessa. Oggi pomeriggio, probabilmente, io e Vanessa dobbiamo uscire perché ti devo prendere un pensierino per il tuo onomastico, Oh, per domani. dai. Ok, amore? Ma è grande. Secondo me sì, A me abbastanza. mi piace. Credo proprio di sì e soprattutto ti serve. È per scuola. Non ti do alcuna risposta, No, dai, è no, non è per per scuola, scuola. ok? Ok. Un gioco? Sì, diciamo di sì. Allora vado e torno subito, d'accordo? Sì. Ciao, ciao. Ciao. Sei curiosa? Dai, non esagerare. Hai capito? Sono solo bolle di sapone. Finita la ricarica, vieni. È scappata, amore. Vieni, Vane, non ce ne guarda. Si ricarica. Ciao, amore. Ascoltami, ascoltami un secondo. Io ho bisogno di te oggi, mi sa. Mezz'oretta. Perché dobbiamo andare a fare una commissione io e te. A scegliere il regalo di Anastasia per il suo onomastico di domani. Guardate un po' cosa sta facendo Anastasia. Anastasia, cosa stai facendo? Come si chiama questa pasta? Covatelli, Covatelli Covatelli, al ragù. Sì, amore, sei brava. Vai a vedere, togli la manina, fammi vedere il buchino. Beh, bravissima, amore, bravissima. Oggi mangiamo questa pasta tipica. Io da dove arrivo? Io da dove? Calabria. Brava, tipica calabrese. Abbiamo acquistato la cerniera che serve appunto per fare, Cerniera. per dare la forma alla pasta e oggi ci divertiamo a pranzo. Noi adoriamo questo piatto. Chi è che ce lo fa di solito? La nonna. La nonna Elisa. Brava amore, continua così che tra poco mangiamo. Abbiamo già fatti qualcuno, guardate un po' e si va Qualcuno. avanti. Amore, dove vai? Una pasta. Dove vai? Prendo una pasta. Ah, ok. Passati prima da Pagnate, vediamo cosa c'è. Mi devi ricordare una cosa però, la pompa per le gomme, Ok, ok? sì. Importantissima, perché anche se dovessimo ritenere quella lì che è già, io le devo gonfiare, va bene? Andiamo. Allora, vediamo se ci sono biciclette. Anche il tasco. Ma lei il caschetto non ce l'ha, quello per dei pattini? A lei andava però, eh? Ma ci saranno le biciclette qua o sono su? Dobbiamo No, forse in chiedere. sono. Allora, ci siamo quasi, per ora ci sono dei tricicli, Ecco. macchinine telecomandate. Che bellina! No, ma è bellissima! Ma è troppo bella, quasi quasi le prendo Io c'avevo questa, questa, vero? sì, ma noi le abbiamo Avevo ancora, ne questa abbiamo che due, Anastasia aveva. eh? E ce l'avevo No, se uguale, avevo anche. la Vabbè, ma sì. Mercedes, no, Io avevo questa. che poi ci Prima sono però l'avevo. ancora da qualche parte, sì, sono bellissime, Cioè, guarda questa. no, ma che bella, a due posti, Guarda tanto questa sì, però. costa 600 euro, bella lì, stai benissimo, complimenti, non muoverti da là, eh. Dai, vediamo se ci sono le bici. Trovata? Sì, ma sono più comune. Allora, Cioè, queste sono. hanno ancora le rotelle, vabbè, e Ci sono da sono massa. Non piccole è? No. e grandi. Non c'è proprio C'è la la via taglia per di Anastasia. mezzo. E allora niente, scusami. Allora, per prendergliene una, ah, di là, vedi, sono quelle che vanno bene ad Anastasia come quella che è a casa. Infatti. Gli Mannaggia. lasciamo quella e prendiamo una pompa, però. Gli regaliamo la pompa, Una allora. pompa. Va bene, gli regaliamo la pompa. Vedi? È questa qui, praticamente. Sì, no, è questa. È proprio questa? Sì, l'avevamo Cioè, prima. lei? È quella che gli abbiamo preso?
Ma questo qui però mi sembra un po' più grande. Mi sbaglio? Guarda i pollici. Girl 16 e girl mini 6. No, niente, i pollici sono gli stessi. E questa addirittura 14. A me sembra più grande. Niente, no. Niente. Allora la pompa. E poi li prendiamo sì, qualcos'altro. Certo. Lei vuole... Anche per me è qualcos'altro. Però. No, no, no. Che non è mastico. Vanessa, smettila che ieri da legami avete speso 90 euro tuo papà, poverino. Allora, vediamo un po'. Allora, a questo punto ci orientiamo sulle Barbie. Alla ricerca delle Barbie. Eccole. Eccole qua. Ti ricordi, mamma? No. Abbiamo preso qua. Ah, no, non l'abbiamo presa. Poi abbiamo preso un'altra. Non è che ce l'ho. Ah, sì, perché quella che ti ho comprato è quella che è arrivata per Natale, è brutta, vero? Una vera schifezza, effettivamente. Allora, prendiamo. Wow. È questo. Quale? Questo. Ma no. Perché? Ma no, ma una Barbie. No, Vanessa, è un onomastico e le ho comprato della Legami di tutto e di più. Allora, io prenderei Barbie... questa. Non capisco, scusa, perché ridi? No. Ma è così carina. Mi assomiglia anche. Questa mi assomiglia alle mie stesse dimensioni. Questa. Ma no, che brutta. Questa. Ah, no, a me piace questa invece, Barbie ginnastica. Questa è bella. Vai. Sì. Vero? Sì. Ok, allora ci serve la carta e la pompa. Okay. Allora, amore, missione compiuta, fa caldissimo. Vuoi mettere l'aria condizionata un po'? Un attimo, però abbassiamo un po', eh. Allora, non abbiamo preso la bici, perché? Perché non c'era. Cioè... quella che c'è è identica, quella che va bene a lei, perché ancora è piccolina, lei poi è un po', non è altissima, è esattamente quella che abbiamo a casa, quindi abbiamo optato per tenere la sua, abbiamo comprato la pompa e che cosa le abbiamo regalato? Lo facciamo vedere dopo mentre facciamo il pacchetto? Sì. E anzi, ma come facciamo a fare il pacchetto? Lei rimane in cortile a giocare, noi le facciamo il pacchetto, adesso più tardi, va bene? Okay. Adesso. Amore, siamo arrivati a casa, adesso facciamo i pacchetti? Se non dobbiamo uscire con papà, se non li facciamo più tardi, ok? Anastasia, però, allora, sta giocando qui con una prima amica. Secondo me è meglio entrare dentro, sentire cosa dice papà e poi, se stai a casa prendiamo i regali, se no... No, i regali li portiamo dentro lo stesso, però prima entriamo... Di qua. No, entriamo a casa, poi apro la finestra Entra a casa, io intanto... Ah, posso lasciare il sacchetto qua dietro, va bene. E io a te cosa ti ho regalato? Adesso facciamo vedere. Niente. Sì, niente, certo. Ah, non ti ho comprato niente adesso? Ah. No. Quella cosa brutta, brutta, brutta. Ah, non è. Facciamo vedere la cosa brutta, brutta. Eccola lì. Aiuto. Perché? Questa disgrazia in famiglia. Io ho tre figli, tutti e tre juventini. Ma uno milanista? Dove vai? Ma non dovevi prendere una cosa? Allora, Vane, ma fai prima questa, che se arriva non la vede. Eccola, è arrivata. Aspetta. Ani, siamo su! E no, il toast! Dove ci siamo? Vai. Allora, quindi è questo, no? Sì, questo qua. Io direi di fare prima questo, così... Allora. Sai che ti ricordi che devi fare i bordi? Eh? Il bordino? Puoi anche non farlo qui, vai. Che bella questa carta, brava, ottima scelta. Ok. Allora. Occhio al mio dito, eh. Ok, brava. Uff, che fatica. Bravissima, amore, sei diventata brava a fare i pacchetti, brava. Boom, perfetto, e il primo pacchetto è pronto. Allora, adesso sono arrivati questi da Amazon. Il problema è che domani ne arrivano altri. Sì, guarda, è più grossa la confezione che quello che c'è dentro, vero? Amazon veramente si è superato, guardate un po'. Comunque, fammi vedere cos'è arrivato. Ah no, è un dinosauro. Sì, è un dinosauro, uno squalo. Ah, ho sbagliato? Ho preso lo squalo? Sì. Vabbè. No, ma me l'ha chiesto lo squalo, allora. Ma ne arrivano altre, ti ho detto. Alcune me le ha fatte aggiungere. Così? Sì. Quella carta avanzata, questa qui, gli arrotoli.
le arrotoli dentro, metà, perché sennò diventa veramente esagerato, e cominciamo a fare il primo pacchetto. Ma no, spostano un po' più indietro. Poi domani facciamo gli altri pacchettini, ok amore? Fammi vedere il super pacchettino, vediamo, bellissimo. Hai visto? Bene. Allora niente, per adesso abbiamo concluso. Sai cosa faccio adesso? Vado a gonfiare le ruote alla bici di Ani e cerco di toglierle le rotelline. Vieni con me? Allora, per non farci mancare niente, dove siamo? Al Burger King. Al Burger King, stasera ceniamo con Burger King, veloce, sfizioso. Uh-huh. E poi niente, mi sa che poi chiudiamo, concludiamo quel video e ci vediamo poi domani, quando torni da scuola. Ci nascondiamo ancora un attimo. Io nel frangente, durante la mattinata, mi organizzo per la torta a papà e anche qualcosina da Anastasia, dai. Va bene? The next day. Buon onomastico a te, buon onomastico a te, buon onomastico Anastasia, buon onomastico a te. Dai, sveglia, amore, sveglia. Auguri Anastasia. Oh, prego amore. Dai! Buongiorno cucciolini! Come state? Oggi è il 15 aprile del compleanno di Papa William, ma anche l'onomastico di Anastasia, come voi avrete già ben capito. Allora, c'è solo un piccolissimo problema, che le bimbe sono andate a scuola, ma mi ha appena contattata la scuola per dirmi che Vanessa non è stata bene, ha rimesso, e quindi devo andarla a prendere. Peccato che mentre io stavo prenotando il regalo per Papa William, mi è arrivata la chiamata dalla scuola e quindi ho dovuto interrompere. Andiamo a prendere Vanessa e vediamo come sta. Succede, Vane? Ti viene da vomitare, hai vomitato due volte, hai la faccia rossissima e mi hai detto che hai appena fatto palestra. A me sembra che hai la quinta malattia, la settimana scorsa ce l'aveva un tuo compagno, non è che l'hai presa, però mi sembra strano, l'ha fatta Anastasia e non l'hai presa. Adesso ti controllo il corpo. Potevi non fare palestra, almeno quello. Non lo sapevo. Ah, sei stata male dopo. Andiamo a casa. Comunque sono arrivati gli ultimi oggettini regalo per Ani e io stavo per prenotare il regalo per papà, perché oggi è il compleanno di papà. E mi hai chiamata, io non posso più andare avanti con la prenotazione, devo vedere come stai. Non diciamo cosa dovevamo fare, andiamo. Allora Vanessina, come stai? Bene. Meglio? Dai, speriamo Vane, perché io devo assolutamente fare quel regalo a papà. In quel regalo ci siamo anche noi, quindi devi stare bene. Sono arrivati i regali di Vanessa, qua, di Anastasia, guarda. Ma è bello. È bellissimo questo astuccio, fallo vedere, ma è stupendo. Non so perché ha voluto questo. Che bello anche questo, ma invece a me piace tantissimo. Lo vuoi tu, amore? Sì. Poi vediamo cosa dice Ani, ok, stasera? Okay. Va bene? Poi anche questo, a maialino, troppo carino, e la penna coniglietto. Che oltretutto queste penne dobbiamo anche provare a vedere se scrivono, Le tue scrivono? Sì. Ok, dai, allora adesso ci guardiamo un bel film insieme. E poi se te la senti più tardi vieni con me che andiamo a comprare la torta di compleanno. Okay. E dobbiamo impacchettare tutti questi ultimi regali. È arrivata anche un'altra cosa per te, il giubbotto quello di jeans, taglia giusta, e anche quello per Ani. Glielo impacchiamo così glielo diamo anche stasera, visto che ci siamo. Ciao cucciolini, allora ho lasciato Vanessa a casa a dormire perché si è addormentata e io sono uscita a comprare una torta e alcuni pasticcini, così festeggiamo sia il compleanno di Papa William e l'onomastico di Anastasia con qualcosa di dolce. Ma secondo voi a Papa William che cosa abbiamo regalato? Era una cosa da prenotare, scrivetemelo nei commenti. Ora Anastasia porta l'accendino che papà adesso spegne le sue 94 candeline. Ma come te li porti bene Papa William, 94 anni, complimenti! 49. Quanti? 49. Ah, sì. Vabbè, lo leggevo al contrario. E one, e two, e one, two, three, four. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Papa William, tanti auguri a te. Yeah! Auguri! Espresso un desiderio? Sì. Yeah. Allora Vane, siamo giunti finalmente da tutto il giorno che aspettavo questo momento. Ascoltami,
Metti anche la penna dentro, per favore. Ecco, fai la penna allora qua dentro. Mettici solo la penna e quello lì lo rifacciamo. Ma sei sicura? Secondo me ce la puoi fare, se lo dividi a metà. Sono le 9 passate, è diventato tardi, tu oggi ti sei addormentata e io sono uscita a prendere i dolci. Questo nel frattempo è arrivato perché l'ho ordinato online. Allora Vane, ascoltami, non abbiamo detto qual è il regalo di papà perché non c'è ancora una prenotazione effettiva, però intanto... Ma ragazzi, scrivete intanto nei commenti quello che pensate che sia. Esatto, esatto, vediamo nel frattempo chi indovina e poi diremo quando sarà certa al 100% di cosa si tratta, ok? Fatto? No. Ti do una mano? Io lo scotch, già. No, ma io l'ho già tagliato. La torta dove l'hai presa? Da Audi Store. Perché oggi ho avuto pochissimo tempo, perché per organizzare questo viaggio ci ho impiegato tutto il pomeriggio, ma non ho ancora la prenotazione e quindi sono uscita poi al volo, e mentre sono uscita al volo mandavo i nostri documenti, poi sono andata a prendere Anastasia, anzi prima sono andata a prendere i dolci, poi basta, non sono più uscita. Io mi ero svegliata tipo quando sei uscita. Ah no, subito? 5 minuti dopo. Ma va. Sì. Però mi hai chiamato dopo. Sì, lo so. Perché ho attaccato le figurine. Ah, ma dai. Brava. Non puoi entrare. Poi sono... Aspetta un secondo, cosa? Va bene, dopo la saluti, ok? Sì. E ho guardato un film e un po' di... Ma dai, brava amore. Fatto? Sì. Bravissima. Anastasia? Vai, vieni. Vieni, che poi andiamo... Io ti dico, inizi da quello. Sì, certo, quello grosso è l'ultimo. Intanto buon onomastico, Anastasia. Grazie. Prego, amore. Hai ricevuto più regali tu di papà, ma quando arriverà quello di papà sarà super. Allora, vai, pronti, via. Apro questo, che era più... Che bella! Domani quindi la posso portare a scuola? Sì, poi proviamo se scrivono, se sì, non le abbiamo provate. Qual è questa? Coniglio? La sì, coniglio. Della legami di, della coniglio. Sì, di coniglio. Viola, della coniglio. Ho sbagliato. E questa qua invece che cos'è? Invece quante sono? Tre. Wow. Quanta carta ci hai messo? Quella necessaria. Wow, fa vedere. Il leone, quello che volevo io. Sì. Lo squalo, quello che volevo io perché mi mancava. Sì. E la giraffa. Oh, che bellina. Mi mancava. Allora, ne manca uno che però arriva giovedì, ok? Qual è? L'astronauta dovrebbe essere. Ah, sì, è vero, l'astronauta. È vero. E vabbè, però non sto tornando a scuola perché... Esatto, amore, esatto. Adesso abbiamo quello. Ma cos'è? Che bello, fa vedere, amore. Domani lo posso portare a scuola. Che bellino. Quando arriva la prossima penna, l'ultima penna? Giovedì, mi pare. Giovedì? Mm-hmm. Piano piano. Adesso puoi mettere tutte le tue penne, sì, lì dentro, e finalmente. Poi, e poi no, le posso portare a scuola domani. Esatto. Se riesco a finire. Qualcuno è... Riesce a finire. Guardami. Vuoi aprire questo nel frattempo? No. No. Cosa pensi che sia, Anastasia? Boh. Non hai idea di nulla? No. Okay. Che bello. Ecco, vedi, mamma. Sì. Che bello. Metà. Ma guardate quante ne ha Anastasia. Ne manca una e c'è l'ultima. Te ne mancava solo una. Sono 15. Sono 15 in totale. E metti la gomma? Anche la gomma? Sì, e me ne manca uno proprio qua in mezzo. La che gomma. Bella! Bellissima, sì, amore. Si vede, adesso sta in piedi. Sì? Io ho molte cose, quindi dentro sta molto in vista, in piedi. Però mi piace. Guarda. Perfetto, vai. Ok, apriamo l'ultimo che poi andiamo a dormire, sì, che è molto tardi. Oh!
contenta? E la Barbie? No, non si apre così, Anastasia, non distruggere le scatole. E la Barbie ginnasta, con le cose fai tu. Non fai ginnastica, ma ti piace farlo in casa. Sì, va bene, distruggi la scatola. Lanciamela addosso, eh. Ecco, tagliamo i capelli alla ginnasta. Vediamo che bellina, che bellina. Oh, le gambe, stai attenta. Sei contenta? Ti piace tanto? Vedere questa Barbie? Bella. Wow. Posso fare i parenti? Eh sì, eh. Lei fa tutto quello che fanno le ginnaste. Poi c'è appunto. Guarda che bello. Allora Anastasia, contenta dei regali, vero? Sì. Va bene, dai. Noi non ce l'abbiamo l'onomastico, amore, siamo sfortunelle. Santa Vanessa. Santa Vanessa, prega per noi. Santa Romina. Santa Romina, prega per noi. Santa Anastasia oggi. Esatto. Chiudiamo il video? No, Anastasia è Santa Anastasia. Santa Anastasia. Olè, cucciolini, cucciolini. Allora, andiamo a far la nanna perché sono le 9:30 e domani si va a scuola. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un like a questo video. Ma abbonatevi al nostro canale. Esatto. Ciao. E ora, perché non suoni Happy Birthday? Ok. Suona tanti auguri perché oggi, ragazzi, è il compleanno di Anastasia. Buoni auguri! Ma come sei già bellina questa mattina? Cosa stai mangiando? Un bacetto di dama? Allora ragazzi, io e Vanessa dobbiamo andare a fare una commissione senza Anastasia che non può venire. Faccio tanti auguri e happy birthday. Guarda, è la stessa cosa, l'importante è che ne fai una. Senti che mi metto una nel centro. Dai, comoda, la pianista si accomoda per suonarci happy birthday come solo lei sa fare. Ok, happy birthday. Bravissima, un applauso alla nostra pianista. Allora, dobbiamo andare. Brava, brava. Penso che farò suonare a te tutte le canzoni anche a Natale per festeggiare ogni evento. Dobbiamo andare, tesoro, e come ho anticipato, Anastasia. Ma che le facciamo? Può venire. Ma no, dobbiamo andare. Sì, tanti auguri. Tanti auguri. Bene, grazie. No, basta, dobbiamo andare. Ah, meno male. Allora, Anastasia, tu non puoi venire con noi perché non puoi. Quindi ti porto dalla nonna per qualche minuto. Va bene? Poi ti rivengo a prendere e ci prepariamo per oggi pomeriggio. Dove andiamo oggi pomeriggio? Dove andiamo? C'è macchina pronti per andare a fare questa commissione. Ciao principessa del mio cuore, quanti anni compi oggi? 3. Sei proprio sciocca. 6. Quanti amore? 6. Amore mio, 6. Che cuore che sei. E sei contenta di essere arrivata ai 6 anni? Sì. Allora, ti porto dalla nonna e io vado a fare questa cosina e poi ti passo a prendere di nuovo e torniamo a casa in attesa di andare a festeggiare. Perché ti dovevo vestire prima che facciamo ritardi. Certo, dobbiamo fare la doccia e ci mettiamo i vestitini nuovi per la festa. Siamo arrivati dalla nonna, adesso ti accompagno e ci vediamo fra poco, va bene? Hai ancora un po' di tossina oggi, sia tu che tua sorella, eh? Mi raccomando, cerca di resistere almeno fino a stasera. Siamo finalmente sole! Sole! E invece no, non c'è il sole, però fa niente. Siamo sole, amore. Andiamo all'attacco dei regali per Anastasia, ok? Ok, amore, siamo arrivati al Toys. Io sono sicura che devo prendere a Dani almeno una nana surprise, perché gliela prendo da parte della nonna. E poi noi vediamo, ok? Belle queste bambole. Ma che meraviglia! Che bambole sono? Di Minnie. Ah, guarda, lei sarebbe, vedi, lei è vestita da Minnie.
Lei da sirenetta, vedi? Si possono togliere. Che bellini. Sì, non spogliarla, amore, adesso. Lasciala tranquilla, povera bambola. Che bella. Trilli, amore, Trilli. Oddio, questo. Il set di Minnie. Lei ha ricevuto gli orecchini ieri di Minnie, perché l'adora. Ma di questa bambola con le cuffie. Questo. Ma che meraviglia, gliela prendiamo. Sì. Che dici? Anche questo? Adesso guardiamo bene di cosa si tratta. Ok. Ma guarda Trilli. Trilli, Topina, con gli occhiali. Allora, Vanessa, qua c'è la nana surprise da qualche parte. È qua. Ok. Non mi ricordo quale aveva scelto. Ma ce ne sono dei belli. Ma no, lei vuole questa, questa qua grande. Solo che non mi ricordo quale aveva scelto. Ma questa non è la nana surprise. Ah no, questa è la Cry Babies. Ce l'ha la nana surprise. Ce ne sono tre. No, però lei voleva anche la Cry Babies. Ah, adesso? Prendiamo quella lì azzurra. Perché? Ti piace quella? Ma sì. Allora, abbiamo scelto la nana surprise, falla vedere. Alaska. Alaska. E stavo cercando degli accessori a parte, ma ci siamo rese conto che... Però, mia mamma, qua dentro ci sono gli accessori. Invece c'è anche la bambola. Ma dai! E allora tanto vale che non la prendiamo. Ma è possibile che non c'è una confezione solo di accessori? Mi sembra strano. Mi sembra molto strano. Sì. Come c'è? Delle LOL ci sono solo gli accessori, anche delle barre. Qua c'è proprio la cabina. Ah, che bello. Però costa 50 euro. Ma niente, chi se ne frega? Che cosa c'è la cabina? Col letto. No, prendiamogli questa, Vane. Questa? Sì, è piccolina la barra. La bambola è piccolina, però tutto il resto è fighissimo. Come si chiama lei? Non lo so. Anche portato. Guarda, c'è lo zainetto. Quando partiamo per Roma lo può utilizzare per metterci dentro le sue cosine, anche la bambolina. Ok, abbiamo scelto, cambiamo. Lei. E come si chiama? 3 in 1. Sì. Bedroom Intention. Bellissima con la sunset. Sarà felicissima. Ah, ma è lo zainetto che si trasforma in tutto questo. Ma dai, che carino. Prendiamoglielo. Ok, adesso dobbiamo andare a prendere una cosa a cui lei tiene tantissimo, che è la stanza segreta di Sophie e lui. Andiamo, guardate ragazze quante bambole. Io ne vado matta, tu no. Cos'è? Vanessa. Io comprerei, io sono come Anastasia, comprerei solo bambole. Vero? Mi piacciono troppo. Questa è la borsetta, guarda. Che carino, e gli occhi. Che cos'è questa borsetta? È una borsetta con quello che vuoi mettere dentro. Cosa fa? Si muove, io lo prendo. Si muovono gli occhi. Perché io comprerei di tutto? No, dai. Amore. Ma è bellissima. La vuoi? La vuoi anche tu, amore? Te la regalo. No? Io la voglio. Allora, secondo me è l'unicorno. A me unicorno non piace. Ma questa cosa fa? Mi schiacci. Anche Hello Kitty. No, preferisco queste con le ciglia. Ma secondo me quella è unicorno. No, questa? Non mi piace. Mi piace. Ma questa almeno non si vede. A lei piace l'unicorno, eh? Ma guarda questi, sono tutti pelosi, sono pucciose invece. Bene. Che colore? Rosa o lilla? Rosa, rosa. Aspetta, fammi dare un'occhiata. Anche questo qui è bello. No. No? No. Questa qua rosa? Guarda questa qua lilla, che bella. Prova a schiacciare il pulsantino, vediamo la reazione. Aspetta. Faccio io. Dice miau. Miau. E questo cosa dice? Ride? No, questo. Ma no, questo dice miau. Ma chi si frega di miau? Ma dice solo miau. Fammi sentire le altre allora. No, prova di nuovo allora. No. Continua a sbattere gli occhi. No, questa è brutta allora. Quale? Ma continua anche a sbattere gli occhi. Perché le toccate. Vediamo questa. Questa. E lei, poverina, che sta dormendo, svegliamola. Wow. Che capretta. Questa sembra una capretta con le orecchie da arcobaleno. Ma dici? Sì. Oppure questa. Ti piace così tanto questa, te? Sì. Questa è in pelle, questa è in tessuto. Allora dai, questa. Questa è morbida. Dai, va bene, prendiamo quella. Grazie. Siamo venuti nel tuo mondo, allora tocca a te, dai, scegli tu. Due regalini anche per te, va bene, due. Amore? Sì, uno da parte mia e uno da parte della nonna. Come vieni? Dai. Tre. Tanto lo sai che poi la zia Claudia e i nonni ti portano il regalino anche a te. Tre. No, due. Dai tre. Che dobbiamo andare, amore, che dobbiamo prepararci per la festa. Questo non mi... Allora, vediamo...
No, i trucchi, eh. Ma siamo pieni? Zitta. Come io sto zitta? Ma siamo pieni di trucchi. Fai finta che sto comprando un libro. Magari. Non sai nemmeno come si apre. Visto che sono brava, mi compro questa borsetta. No, se ti piace, guarda, se piace a te. Mi raccomando, non voglio star qua tutto il giorno. Dai. Oh, degli orecchini a dondolo. Wow. Belli. Però sono troppo pochi, cioè sono piccoli. Ma come sono piccoli? Sono bassi, dove, li vuoi, dove vuoi che ti arrivi? Guarda. Ti piacciono? Prendili. Basta. Guarda anche questo. Questo. La nuvoletta. No, vabbè, questi due. I pompon, ma così giganti. Sei sicura? Sì. Ok. A posto per Vane. No. Cosa? No, sì, è un pensierino, mica il tuo compleanno, ciccia. Cos'è? Ma dai, il frigorifero con dentro... Non c'è nulla. Sì, che ci sono, i luci da labbra. Ho visto, non siamo qui. Al latte, al cocco. Unghie. Questi mi dovrei comprare, no, queste. Perché? Perché queste erano bellissime, sembravano Guarda. Le tue unghie. Comunque non ne compriamo più unghie, perché tanto non le avete messe, sono sparse per tutta casa. Vediamo un po' qua. Guarda queste, guarda le caramelle. Ok, queste, allora. Controlla bene che non siano farfalle. Le farfalle come il tuo nome? Ti piacciono le farfalle? Queste che? Tanto costano un centesimo. Sì, lo dici tu. Prendi il cestino, amore, che è dietro di te. Eccoli qua. Mi ricordavo bene che la zona fosse questa. Allora, Vane, cercami la cabina segreta. Non come non c'è? Ma c'era l'altra volta. Questa? No. Come è fatta? Era la cabina, la stanza dell'armadio. Boh, non c'era. Avrei optato per questo, anche se lei voleva... Che cos'è? Un cerchietto? Ma dove l'hai preso? Ma che fa? Vuoi prenderli? Li mettete alla festa oggi? Niente, tu sei ancora alla ricerca di qualcosa. Prendilo, se ti può servire per legare i capelli, prendilo. Va bene, prendine uno anche a tua sorella. Dicevo, ragazzi, che non c'è più la cabina di Sofì e c'è questo. Che Vanessa, io sono molto indecisa, io non gliela prendo. Magari la cerco da un'altra parte perché lei voleva quello, ok? Oddio, madonna, guarda, gli orecchini di Halloween. Guarda questo, qua. A forma di ragno. Che forte, le mani. Senti, ascoltami, andiamo a cercare un altro regalino perché me ne manca uno, visto che non le prendo la cabina di Sofia, lui perché non c'è. Niente, una cosa importantissima, vieni qua. Andiamo in quel reparto lì, dobbiamo allestire domani la taverna, quando vengono i nonni come abbiamo fatto con te, lei se lo aspetta, poverina. Dai, andiamo a scegliere la decorazione, aspetta che prendo il cestino. Allora, ci vuole questo, lo vedi? Questo qua, la ghirlanda che si attacca, ed è lì si scrive anche il suo nome. Ok? O questo qua, quale preferisci? Quello con gli unicorni o questo qua? C'è scritto Happy Birthday però qui, Happy Birthday. A parte che lei, scusa, Happy Birthday. Vanessa, sono bellissimi. Hai cambiato ancora orecchini. Guarda che sono troppo forti, Fammi vedere come si chiudono dietro. Sperando solo che non ti faccia un'infezione, sono bellissimi. Mi piacciono. Fai vedere che non li ho visti bene. Non li vedo. Ma che forti, no, ma tienili. Poi ho deciso di prendere anche questo, Dani, da mettere sul tavolo coi palloncini, ok? Il potere della scoperta e infonde ottimismo, insieme a una buona dose di altruismo e pazienza. Ok, sei contenta di questo libro? Fai vedere che libro ti sto per comprare, poi basta, perché sto spendendo più per te che per tua sorella. Il libro su del tuo segno zodiacale, bilancia. Allora, Vanessa, ascoltami bene. Ultimo regalo, le Lego Friends. Scegliele tu. Lego Friends. Scegli una Lego Friends. Sì, queste sono Playmobil, però. Dove sono le Lego Friends? Allora, siamo arrivati davanti alle Lego Friends. Ce ne sono tantissimi. Scegliene uno più piccino, per favore, perché tuo papà gli ha regalato un sacco di Lego, anche lui. Abbiamo deciso per questo perché non li avevo visti e a me piace molto di più. E c'è Emma, Nandi. Ci sono Emma, Nandi e Sebastian. Amore, andiamo a casa. Andiamo a prendere Lani. Siamo tornate a casa, Anastasia. Tutto bene dalla nonna? Ti do
Ti do un regalino che ti ho comprato. Questo serve per legare i capelli. Ma hai visto che bellino con le orecchiette da gatto? Adesso bimbe, io sto morendo di fame. Mangiamo qualcosina e poi ci prepariamo per andare alla festa, va bene? Ottima scelta, mi hai fatto comprare questi hamburger buonissimi, brava. Adesso tra pochi minuti finisco di mangiare anch'io e andiamo a prepararci. Sei contenta? Io non voglio più. Va bene, ho ripetito anche a te. Se vuoi dopo puoi andare con papà un attimo a fare shopping. Brava amore, guardate come mangia bene Vanessa. Brava amore mio. Vuoi fare un po' di shopping con papà? Ti compro un bel vestitino per oggi se ti va. E poi ci prepariamo, ok? Amore, andiamo. Andiamo a prepararci. Un disegno. Mamma mia, che belli. Che belli, che meraviglia, amore. Andiamo a prepararci che tra poco inizia la tua festa. Andiamo che arriva prima su. 3, 2, 1, via. Secondo me arrivo prima io. Sono un cane dalle scale. Come sali le scale tu? Attenti al gatto. Ah, mi hai fregata, sei stata velocissima. Adesso vedete, ci arrivo prima su nel letto, che se non cambiare perché c'è una gara che si veste per prima. Vinci tu sicuramente perché io mi vestirò per ultima. Allora andiamo su in bagno. Sì. No, ma tanto anch'io mi metto vestita, allora poi vediamo. Però dobbiamo andare prima in bagno. Tre, due, uno, via. Bagno. Guardate come sale le scale Anastasia. Come un gatto. Che stanchezza, ho già il fiatone. Dov'è piccina? Piccina! È sparita. Vedo un po' una macchia nera. Eccola! Dopo che c'è una gara che non andare nel letto e poi la gara che non andare vestiti. Va bene, ma io mi devo lavare prima. Lavamoci i denti, dai! Dov'è Anastasia? Guardate Vanessa che casino, è andata a fare shopping e ha buttato tutto sul letto. Gasper, hai visto Anastasia? Perché io veramente non l'avevo... Ma cavoli, ma come fai a coprirti così bene solo con le mani? Non ti ho vista! Ci vestiamo? Siamo pronti? Sì! È tornata anche Vane, si vede che ha fatto un po' di shopping. Guardate che bella questa felpa, tutta macchiata di vernice. Una macchiata manetta. E quindi c'è un gran casino, ma fa niente, noi siamo abituate. Allora Anastasia, controlliamo le unghiette dei piedi, che se sono lunghe le tagliamo così non buchiamo le calze. Non ve li voglio fare vedere quando ce le ho addosso, lo voglio far vedere adesso. Ma dai, di mini, ma sono bellissimi! E li vuoi indossare oggi per caso? Sì, sì. Chi l'avrebbe mai detto? Andiamo a vestirci e andiamo a lavarci dentro. Esatto. Che scarpe hai sulle mie ciabatte? Pronte! Sei pronta per una super festa, amore? Sei felice? Sì. Lo sai che oggi rivedrai tutti i tuoi amici della materna che non vedevi da tanto tempo? Hanno tutti accettato di venire alla tua festa, ti vogliono tutti un gran bene. Andiamo! Siamo arrivati! Sei contenta? Abbiamo già incontrato due gemellini che non vedevamo da tempo e qua c'è con noi il tuo compagno, il Tommy. Adesso mettiamo le calze antiscivolo e andiamo subito a giocare. Ma non sei curiosa di vedere il tavolo? Sì. Ani? È arrivata Amelia, amore! Ciao Amelia! Come stai? Bene? Sei contenta che è arrivata Amelia? Ani? Buon appetito, bimbe! Ciao Viola, ben arrivata anche a te! Alice, amore! Ani? Cosa sono questi? Panini alla Nutella? Sì? Come procede? Tutto bene? Sei contenta? Ci siete tutti? Ani? Anastasia? Dobbiamo andare a fare le bolle, chiama i bimbi! Chiama tutti! Vuoi una crepe? Te le metto in un piattino? Ok? Tieni amore. Grazie. E dove sono? Yeah.
Ciao bambini, yeah, è arrivata la torta. Brava. Brava. Auguri amore. Ma qual è la mia acqua? Adesso le prendiamo, Buona? Ti piace? Come la volevi tu? Che bellini i trucchetti del delfino. Bello amore. Tornati a casa, amore, festa finita. Ti sei divertita? Dopo vado a aprire delle Barbie. Ma quanto ti sei divertita, amore? Tanto. Hai rivisto i tuoi compagni, quelli della materna, dell'asilo, che non vedevi da un po', che non vedevi da tanto. Sono venuti tutti, siamo tutti felici. Adesso hai tanta fame, ti stai mangiando uno snack. E ci vediamo al prossimo video, allora. Allora, ragazzi, il video finisce qui. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate il pollicione in su. Ciao amore. Ciao, io sto facendo un video, che Adesso dobbiamo andare a comprare
il regalo? Sì, tra un po', non proprio adesso. Non devo andare... tantissimo perché se la so sera poi. Esatto. No. Un pochino, però stasera posso uscire da più caldo. Leggero però, okay. Beh, dovevamo andare ieri, ti ricordi, a comprare regali? Sì, però che ho avuto ieri, allora. Ah, ho visto su Google, mamma, che piove stasera. Dopo guardiamo. Tanto, no, ho visto io. Ah, piove stasera? Sì. Anche stasera? Non stasera, però ieri ha avuto il giorno. No, noi dopo pranzo andiamo subito a comprare il regalino, così evitiamo la pioggia almeno oggi, perché ieri è stata una giornataccia, che siamo stati anche in ospedale per portare a papà una cosa. È vero, siamo bagnati da... E ci siamo bagnati. Io avevo l'acqua dentro i piedi. Tu avevi i piedi completamente bagnati. Infatti oggi stamattina sei un po' raffreddata, però vabbè, dai. Allora... Dobbiamo fare l'aerosol, amore. Va bene, adesso non lo facciamo. Allora niente, ti sei già fatta la doccia, vero? Sei stata bravissima, tu sei troppo brava perché ti fai la doccia da sola. E ci vediamo dopo quando andiamo a comprare il giochino. Ciao! Ok ragazzi, mi sono truccata, adesso devo andare a casa perché voglio comprare il regalo per la mia amica. Guardate il mio primo vlog, il video che ho fatto quando mi sono truccata. Mi raccomando. Andiamoci in macchina, amore! Faccio una magia! Vediamo. Allora, devi dire il contrario. Guarda. Ta-da! Cioè, sei riuscita con il pacchetto al contrario ad estrarre un fazzoletto? Ma come fai, Anastasia? Come fai? Tu farai la maga, l'illusionista da grande. Comunque, non ci perdiamo in chiacchiere o in magie. E dove stiamo andando? Ti sei truccata benissimo, ragazzi. Mi raccomando, non perdetevi il video che ha girato da sola Anastasia per la prima volta, il suo primo vlog di come si trucca, ok? Quindi guardatelo, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, e commentatela. Ani, dove andiamo? A comprare il gioco. Ma prima del gioco cosa compriamo? Chi è che ha i piedini bagnati oggi? Le scarpe. Dobbiamo andare a comprare le scarpe nuove ad Anastasia, perché ieri siamo andati in ospedale dal papà e pioveva di brutto. Guardate oggi invece che sole meraviglioso che c'è, fa un caldo bestiale adesso. E si è bagnata tutti i piedini, poverina. Le scarpe, ho deciso di comprare le scarpe nuove. Perché magari se entrava in macchina me le posso mettere. Sì, certo, te li puoi mettere, amore. Togliamo subito queste, va bene? Va bene, sì. Ragazzi, consigliateci quali scarpe comprare ad Anastasia. Ci vediamo tra pochissimo nel negozio di scarpe. Ci sono tutti perché qua c'era anche la mia compagna. Davvero? Sì, uguale, Giulia. Ma tu l'hai portato a scuola questo cerchietto? No. Ah, però io l'hai vista Giulia. Ok, allora amore, siamo arrivati nel negozio di scarpe. Adesso scegliamo le scarpe per te. Va bene, veloce. Guarda che belle queste scarpe. Ti piacciono? Belle. Vero che sono belline? Sì, dove sono? Guardiamo se c'è il numero. Sono queste. Proviamo a vedere se c'è il tuo numero. Aspetta, guardo io. No, queste sono grandi. Prova a vedere se sono queste. Sono queste? Sì. Sì? Proviamo? Sono anche comode perché hanno lo strappo e non hanno i lacci. Sono bellissime e hanno anche in omaggio i pennarelli. Che belle che sono, vediamo vedere. Stupende, della Rainbow. Ma ci andiamo subito. Eh sì, per forza, dietro di te. Scarpine. E proviamo subito quella con i pennarelli. Non è meglio se proviamo l'altra? No, proviamo anche tutte. Dai, le proviamo tutte e due, infatti. Con calma, amore, calma. Respira. Il cerchietto a cosa serve se hai i capelli davanti agli occhi? Come boh. Ti va? Aspetta amore, aspetta, dobbiamo tirare qui dentro? Ok, chiudi, fallo passare da qui se riesci. Se tu non mangi, tu non cresci. Questo è il 28, hai 6 anni e non porti neanche il 28 ancora. Provi a queste delle Nana Surprise che è un 27. Ma le compri Nana Surprise? Se ti vanno te le compro, se non ti vanno non posso comprare. No, io dico queste, le no. Belle, sì, certo, adesso ti compro le nana. Ma non amo rosso una. Ma non te le compro, non hai capito che non siamo qua. Tra un mese è il tuo compleanno, mi fai una bella lista di ciò che ti piacerebbe ricevere e vediamo cosa arriva. Guarda che belle queste qua. Sono ancora più belle delle altre. Io si vede. Rose e nere, bellissimo colore. Peccato che c'era uno sgabello per sedersi e tu ti siedi per terra. C'è la borsa. C'è la togliamo tutto. La borsa. Speriamo che queste ti vadano. Sì, comunque se sono piccole c'è anche il numero più grande. Queste si vanno piccole? Prova a camminare, dai. Poi le provi tutti e due. Dove sei? Come va? Boh, adesso stiamo provando queste qua dell'unicorno che a me non mi piacciono. A te sì?
ed è, sono dello stesso numero di quelle della Nana Surprise, che invece a me piacevano tantissimo, e quindi non è possibile che quelle non ti andassero, ok Ani? Perché il piede non può andare indietro, può solo crescere. No, non fare quelle facce. Quando devo comprare le scarpe a te e a tua sorella divento pazza. Vediamo se queste ti vanno bene. Vediamo se queste vanno bene. Prova di qua. Vanno bene. Oh, finalmente. Bellissime oltretutto, vero Rosa? Della Nike. Cambiare le scarpine? Sì. Prima di andare al Toys? Ok, cambio scarpe avvenuto. Adesso andiamo al Toys. Tira indietro questi capelli col cerchietto, per favore. Hai un cerchietto, appositamente. Allora, amore, hai un'idea, a parte i pattini che magari gliele ha regalati la sua mamma, di dove poter andare subito a guardare? O no? No, vero? Quindi guarda i palloncini. Facciamo un bel giro. Guarda i palloncini. Che belli. Non ce l'hanno. Cosa? Non ce l'hanno i palloncini. No, magari no. E qui c'è il Joyce. Ah, guarda, hanno cambiato la maschera. Non c'era questa l'altra volta, ce n'era un altro, ti ricordi? Che bello. Anastasia e i suoi amici. Questa coppia ti piace veramente tanto, eh? Dai, andiamo a scegliere il regalo per Sofì. Dai, una piscina con il pallino. No, moglie. Io voglio. Ma amore, andiamo a cercare. Ma cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Io voglio per noi. Cosa stai facendo? Vuoi prenderle una bambola? Ma non queste bambole. Una Barbie magari, un qualcosa di più grande. Ma che bel sederone, come il tuo amore. 9 anni sono da Vanessa. Ani, secondo me qui non siamo nel posto giusto, Dovevamo andare da un'altra. Girati, non guardare le caramelle, perché a lei non interessano le caramelle. Ani, non a me sì, non siamo qui per te. Dai. Ani. Questo qua è quello che abbiamo a casa. Esatto, lo usi? Sì. Quante volte lo usi? Giocare alla maestra. Questo invece? Ma dai, ma secondo te? Possiamo regalarle un libro da colorare? Ma andiamo a vedere i giochini, dai! Okay. Questo qui ha dei magneti, te lo ricordi che ce l'avevamo anche noi? Avevamo costruito quel negozio di moda. Sì, ascoltami, Anastasia, noi siamo qui per scegliere il regalo alla tua compagna, non per te. Se no, torno in macchina e vado a casa, ok? Vuoi prenderle un giochino in scatola? No. No? E allora sei nel posto sbagliato. Si cammina, ma non si trova nulla, vero amo? Dai, dai, che adesso entriamo nel reparto dove ci sono le Barbie. Qua è per maschi. Ecco. Oh, finalmente. Finalmente. No, ma le ciabatte no. Anche una valigetta con i trucchi. Ce ne sono tante. Magari piace come inquiniamo. Questa qui è bella. Vediamo. Però mi sembrano un po' trucchi finti, questi, Ani. Vuoi prenderle questo? Qua ci sono tanti trucchi, però non so, a me non ispirano, ti dico la verità, mi sembrano proprio finti. Io piuttosto sceglierei una bella Barbie. Io vorrei, aspetta, non mi metto in posa. Non ho capito. Metto un altro in posa. Perché? Ma cosa mi devi proporre? Cosa? Non ho capito. Mi piacciono le Barbie. Anastasia, ti ho già detto che non siamo qua per te, ma siamo qui per fare il regalo alla tua compagna. Ho capito che ti piacciono le Barbie, ma io ti ho già detto che tra poco sarà il tuo compleanno e tu mi dirai che cosa vorrai e io te lo comprerò, ma non oggi. Non oggi. Cosa le vuoi di Natale? Chi, tu? La cassa, il registratore di cassa? Ma se ne abbiamo già uno a casa. Ma per la Sofia, amore? Magari ma lei la vuole. Io le avrei preso il vestito per Halloween. Secondo me era un bel regalo. Le Nana Surprise. Sono le Surprise. Sì che sono le Nana Surprise. Ma papà, sono. Ma per chi? Surprise. Per te. Ancora. Ani, smettila. Sì, ho capito, ma il giorno del tuo compleanno arriveranno i regalini. Oggi non è il giorno. Guarda Anastasia, che io se continui così vado a casa perché mi sto stufando. Mi sto stufando, ti dico la verità, eh.
sapete che cosa mi ha detto? Che lei non gli compra niente perché vuole tutto lei. Potete scrivere nei commenti che il suo compleanno sarà fra un mese e tra un mese riceverà i regali che desidera e che oggi siamo qui per comprare il regalino alle sue amiche. Ani, guarda, questo è un bellissimo regalo. Sì, 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 amore. Vuoi prendere le bolle di sapone? Quelle da mettere nella vasca da bagno? Chi te l'ha detto? L'hanno portato a scuola. Ah, gliel'hanno regalato a scuola? Ok, allora prendiamo questo. Brava, mi piace. Oh, finalmente abbiamo trovato il regalo per la tua compagna. Ok? Guarda, sono proprio contenta che abbiamo trovato il regalo ed è anche un regalo che mi piace molto, vero? Noi le usiamo spesso queste bombe per il bagno, vero? Sono belle, profumate, super frizzanti. Adesso manca soltanto il biglietto per gli auguri. Andiamo a prenderlo e poi andiamo a casa e le prepariamo il pacchetto. D'accordo, amore? D'accordo? Ne mangio uno solo. Va bene, amore mio. Hai tanta fame, amore? Sì. Adesso andiamo a prendere il bigliettino per la Sofì? Mm-hmm. Eh? E ne mangiamo uno di biscottino? Sì. Amore, sei arrabbiata? O hai solo fame? Ok amore, siamo tornate a casa e siamo pronte per fare il pacchetto alla tua compagna, ok? Sì, allora, iniziamo? Cominciamo ad aprire, ok, questa carta. No, 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 amore, 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 amore. Stop, ti aiuto io. Pronta per scrivere il tuo biglietto? Parti da qua. Tanti. Facciamo una cosa, questo video finisce qua amore, sì. Ok? Così tra poco ci prepariamo perché e usciamo. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate il pollicione. È arrivata mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare Babbo Natale, non ci vedo niente di male. Presto Anastasia, giù.